Eccoci qui pronti per la nocciolina numero 12. Allora, questa nocciolina andrà un po' fuori da quello che è il sentiero normale delle lezioni per il mio corso. Perché? Perché più di una persona mi avete chiesto di approfondire un pochino quelle che sono le problematiche relative alle fonti del diritto italiano e la situazione che sta accadendo, ovvero questa emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus. Perché? E quindi ho pensato di dedicare una nocciolina ad approfondire questo aspetto, nel quale peraltro chiarirò anche alcune domande che mi avete fatto individualmente, in modo tale, diciamo, facciamo una nocciolina di spiegazioni. Allora, che cosa sta succedendo da un punto di vista giuridico? Ok? Da un punto di vista giuridico, che succede? Succede che oggi, in questa situazione attuale, tante nostre libertà fondamentali stanno subendo profonde limitazioni. Ok? Allora, cerchiamo di capirci un po' qualcosina da un punto di vista giuridico. Che succede? Succede che ogni giorno, voi lo sapete, arrivano nuove regole e sono sempre più le cose che non si possono fare. Noi abbiamo parlato in una nocciolina precedente delle libertà fondamentali. Noi ovviamente ne abbiamo parlato in generale e poi ci siamo concentrati sulla libertà di manifestazione del pensiero prevista all'articolo 21 della nostra Costituzione. Ma io vi ho detto che nella Costituzione, soprattutto la parte prima, ci sono tante libertà fondamentali che ci vengono attribuite. Quali? Ad esempio, se voi leggete l'articolo 16, ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. E oggi? No, oggi non si può più. Quindi ci sono tante libertà fondamentali previste dalla Costituzione che in questo momento subiscono dei limiti. E come si fa? Vi ricordate la nostra meravigliosa piramide? La Costituzione è l'atto fondamentale, ok? Sta al vertice. E nella Costituzione sono previste le libertà. E cosa è previsto nella Costituzione? Vi ricordate che ne abbiamo parlato anche rispetto alla segretezza della corrispondenza, la libertà di manifestazione del pensiero? Nella Costituzione, quando vengono stabilite le libertà, si stabilisce una riserva di legge. Che significa? Significa che i limiti alle libertà previste in Costituzione possono essere stabiliti solo da questi atti qua, da quelli che stanno in questa parte della piramidina, che sono gli atti primari, perché la legge, quando fa riferimento alla riserva di legge, in realtà si riferisce a legge e atti con forza di legge. Noi ci siamo detti decreto legislativo, decreto legge principalmente, ok? Perché per adesso ancora non ci hanno chiesto per referendum se vogliamo restare, se vogliamo avere il coprifuoco o no. Allora, quindi le nostre libertà devono essere limitate con degli atti che stanno su questo gradino della piramide. E sta succedendo? Quali sono gli atti con cui sono state limitate le nostre possibilità di circolare? Ma non è solo un problema di libertà di circolazione, ci sono tantissime libertà che in questo momento sono ristrette, perché non solo che dobbiamo stare a casa e non possiamo uscire, ma non possiamo andare a lavorare. C'è la libertà di iniziativa economica privata, no? Cioè le persone che hanno un negozio l'hanno dovuto chiudere, ma anche la libertà di religione, non si fanno più le messe e tutti gli altri culti, ma anche noi siamo liberi di ritrovarci, di riunirci, le riunioni sono libere, ognuno ha diritto di riunirsi, una riunione pacifica, e non si può più fare. Quali sono gli atti con cui queste limitazioni alle libertà sono stati adottate? Lo sapete? Dovreste saperlo, però dovreste andarla a vedere. Allora vi do un aiuto. Se andate sul sito della Protezione Civile, c'è tutto l'elenco di tutti gli atti adottati
con le regole previste per far fronte all'emergenza coronavirus e voi vedrete che troverete una serie di atti. Allora, intanto c'è stata la delibera del Consiglio dei Ministri di fine gennaio che ha deliberato appunto lo stato di emergenza. Questo perché c'è una norma sulla protezione civile che appunto prevede che una serie di atti straordinari, chiamiamoli così, può essere emanata nel momento in cui si dichiara l'emergenza e il rischio sanitario, ok? Quindi quella è una delibera del Consiglio dei Ministri, ma poi tutte le limitazioni alle nostre libertà sono stati adottati fondamentalmente con due tipologie di atti che si chiamano in modo simile, ma sono profondamente diversi. Perché uno è il decreto legge. E dov'è il decreto legge? Vi ricordate? Decreto legge, eccolo qua. Il decreto legge è un atto avente forza di legge. Quindi il decreto legge che sta qui è uno di quegli atti che effettivamente, secondo la Costituzione, può imporre una serie di limitazioni alle nostre libertà fondamentali. Perché? Perché ovviamente il decreto legge è adottato, ve lo ricordate, dal governo, quindi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da tutti i ministri. Per intenderci, si vedono Conte, Di Maio, Speranza, e tutti gli altri ministri e adottano il decreto legge. Qual è la caratteristica del decreto legge? Che sia un atto del governo, dell'esecutivo, quindi non del potere legislativo che in teoria detiene e dunque il Parlamento. Però il decreto legge, vi ricordate, deve essere convertito in legge entro 60 giorni e quindi dopo c'è un controllo successivo da parte del Parlamento su ciò che ha fatto il governo. Il primo decreto legge, quello del 23 febbraio, con le prime misure particolari, soprattutto per il Nord, ad esempio, è già stato convertito in legge. Il Parlamento è già intervenuto. E ha già detto che quello che aveva fatto il governo andava bene perché l'ha convertito in legge. Quindi siamo sempre all'interno di un circuito democratico in cui il Parlamento, espressione del popolo che lo ha votato, approva delle misure che vanno a limitare le libertà dei cittadini. Perché? Perché ovviamente per limitare una libertà prevista qua ci deve essere come obiettivo quello di tutelare un altro interesse parimenti tutelato dalla Costituzione che in quel momento risulta prevalente. In questo momento ovviamente c'è il diritto alla salute di tutti noi cittadini e dunque per garantire la salute di tutti i cittadini accettiamo di essere ristretti in altre nostre libertà e dunque di non poter uscire, di non poter aprire il negozio, di non poter venire all'università. Io la mia libertà di insegnamento, per quanto qui su YouTube io cerchi di fare il mio meglio, però ovviamente è un po' diversa rispetto a un rapporto anche personale in aula. E quali sono però, abbiamo detto, il decreto legge va bene, ok, e poi però se andate sul sito della Protezione Civile, così come ovviamente sul sito del governo lo troverete anche, oggi è il 20 marzo, io sto registrando che sono le 18, realisticamente entro stasera verranno implementate delle regole ancora più dure rispetto a quelle che già ci sono e comunque è già accaduto, ad esempio, quando è stata chiusa l'università, e l'università è mica l'ha chiusa il decreto legge. No, no, noi abbiamo una serie di, l'avrete sentito nominare, DPCM. Ma che cos'è un DPCM? DPCM è un acronimo, decreto presidente del Consiglio dei Ministri, cioè Conte, ok? Conte, in qualità di presidente del Consiglio dei Ministri, ha adottato numerosi DPCM in cui sostanzialmente erano previste delle regole che limitavano le nostre libertà. E il DPCM qua dove sta? Sta qua? No, non sta qua. Il DPCM sta sotto. Sta sotto. E allora è un problema però, perché noi abbiamo la Costituzione che dice che le libertà fondamentali devono essere ristrette
solamente con previsione di una legge o di un attavente forza di legge. E come si fa? Allora, posto che è effettivamente ci sono dei problemi, però dobbiamo anche vedere che la riserva di legge, in realtà, il decreto legge, i decreti legge che ha emanato il governo in questi giorni, prevedevano che le misure attuative delle misure generali previste con decreto legge fossero poi attuate con DPCM, cioè era il decreto legge stesso che attribuiva il potere al Presidente del Consiglio per poi attuare le misure. Attuare, però in realtà i DPCM che ci stanno imponendo queste misure, più che attuare quanto previsto nei decreti legge, alcune volte introducono proprio misure nuove, che perché un conto è il sotto che attua quanto previsto sopra, ma attuare significa specificare, dare delle misure un po' più precise, ma spesso con i DPCM e insomma si mettono regole nuove, pensate appunto agli orari dei negozi, al fatto di non poter circolare da una parte all'altra. Ci sono un po' di problemini con questi DPCM che però hanno un loro fondamento normativo non solo nelle norme che disciplinano la protezione civile, ma anche si potrebbe dire che, data l'emergenza sanitaria, sono degli atti straordinari adottati in un momento di particolare situazione di emergenza sanitaria. In questa fonte primaria qui, ovviamente per rispondere a una domanda che mi è stata fatta, qui ci trovate anche tutti i codici. Ok, voi mi avete chiesto in particolare il codice penale, dove sta? Il codice penale è qui. Il nostro codice penale è un po' particolare perché voi non ci crederete mai, ma il nostro codice penale lo sapete in che anno è stato adottato? 1930, in pieno regime fascista. Ed è tuttora in vigore, così. Tanto per darvi un'informazione che forse di cui non eravate a conoscenza. Ma a parte il codice penale, che è diciamo una cosa particolare perché appunto adottata durante il periodo fascista e dunque con un atto che è un regio decreto che oggi non esiste più, ma tutti i nostri codici altro non sono che delle leggi, o meglio dei decreti legislativi, perché normalmente per adottare un codice serve una grande omogeneità, precisione, deve essere tutto coordinato un articolo con l'altro, quindi normalmente il Parlamento delega il governo ad attuare un decreto legislativo per disciplinare una materia nel suo complesso. In ogni caso i codici fanno parte delle nostre fonti primarie. Allora, abbiamo detto che c'è un po' di discussione sul fatto che questi DPCM forse sarebbe stato meglio adottare dei decreti legge, in modo tale che intanto il decreto legge viene adottato con il consenso di tutti i ministri, mentre il DPCM è un atto di Conte, fondamentalmente. C'è il ministro proponente, normalmente è Speranza, perché ovviamente si tratta della salute, però è Conte che decide. Mentre il decreto legge deve essere adottato da tutti i ministri e poi è promulgato dal Presidente della Repubblica. Il decreto legge viene emanato da Mattarella, che quindi ci dà una letta, ok? Invece il DPCM no, è firmato da Conte, punto e basta. Cioè, ovviamente durante l'emergenza serve un mezzo rapido e soprattutto il governo ha deciso di accentrare i poteri nella persona del Presidente del Consiglio in modo tale che sia un'unica persona con potere decisionale, mentre nel decreto legge serve comunque il consenso dei ministri e poi c'è il coinvolgimento del Presidente della Repubblica e poi il Parlamento deve convertirlo in legge. Quindi c'è una maggiore complessità dello strumento.
Adesso, per finire il discorso su quali fonti normative stanno utilizzando durante questa emergenza coronavirus, ne vediamo un'altra che risponde anche a un'altra domanda che mi è stata fatta rispetto all'ordinamento nazionale e locale. Quali sono, oltre a quelle adottate a livello nazionale, adesso voi, la maggior parte dei miei studenti vive in Campania, no? Avete sentito che c'è stata un'ordinanza di De Luca che è stata parecchio restrittiva, molto più restrittiva che a livello nazionale. E anche in Sicilia il presidente della regione siciliana ha adottato un'ordinanza molto restrittiva che limita i movimenti delle persone molto più di quanto non sia stato fatto a livello nazionale. E com'è possibile? De Luca, come può? Eh sì, perché nel nostro ordinamento non esiste solo il livello nazionale, quindi il governo dell'Italia, ci sono le regioni e nel nostro ordinamento giuridico voi dovreste leggervi l'articolo 117 della Costituzione che ripartisce il potere legislativo tra lo Stato e le regioni. In alcune materie è competente lo Stato a disciplinare la materia. E quelle sono le competenze esclusive dello Stato. Poi ci sono tante materie di competenza concorrente. Che significa? Significa che lo Stato è competente a dettare linee generali. Ok? Dopodiché, però, sono le regioni che possono disciplinare la materia in maniera un po' più dettagliata, più o meno. E poi ci sono le competenze residuali, cioè tutto ciò che non è esplicitamente previsto tra legislazione statale o legislazione concorrente, tutto il resto è delle regioni. Per cui nel nostro, questa modifica è stata fatta nel 2001 con quella che troverete citato spesso nel libro, la riforma del titolo quinto. È stata una riforma costituzionale fatta nel 2001. Diciamo che non ha riscritto benissimo le competenze, tant'è vero che ci sono numerosissimi problemi perché lo Stato e le regioni litigano parecchio su chi può fare cosa, perché quegli articoli purtroppo sono stati scritti assai male, diciamo così. In ogni caso, anche in materia di tutela della salute c'è una competenza regionale e poi le ordinanze dei presidenti della regione sono ordinanze contingibili e urgenti, cioè nel momento dell'urgenza il presidente della regione, se c'è un problema a livello regionale, può adottare queste ordinanze che stanno ancora sotto nella piramide. Ok? Quindi è un ulteriore problema perché è vero che gli atti a livello nazionale danno i poteri dicendo le regioni potranno adottare provvedimenti a livello regionale che considerino necessari per prevenire l'ulteriore diffusione, perché è ovvio che fino a poco tempo fa ciò che era necessario in Lombardia non era necessario in Basilicata, ok? Oggi purtroppo la situazione sta peggiorando al sud e quindi si possono fare anche dei discorsi a livello nazionale, però è ovvio che in ogni regione il presidente può intervenire. E questo è, diciamo, a livello costituzionale un po' problematico. C'è da dire che l'ordinanza di De Luca, del presidente della Regione Campania, è stata già impugnata dinanzi a un giudice. Sapete quale? Il giudice amministrativo, perché appunto le ordinanze, del presidente della Regione sono atti amministrativi un po' particolari, che però possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice amministrativo è il TAR, perché è sempre un acronimo che sta per Tribunale Amministrativo Regionale. Ebbene, è di ieri o di oggi la decisione del TAR Campania che ritiene legittima l'ordinanza di De Luca dicendo che nel bilanciamento tra le libertà individuali e il diritto alla salute prevale la tutela del diritto alla salute per prevenire il diffondersi di questa malattia e dunque il TAR non ravvede degli elementi di illegittimità nella ordinanza di De Luca, per cui,
pur ponendo qualche problemino a livello di fonti di leggi per quel che è la decisione della giurisprudenza oggi, per il momento è stato ritenuto legittima queste ordinanze a livello regionale. Bene, spero di aver chiarito un pochino la situazione, che è molto molto complessa, ancora più complessa di come ho cercato di semplificarla. Spero di averla resa un minimo più comprensibile. Andatevi a vedere tutte gli atti normativi che hanno previsto i limiti alle nostre libertà e mi raccomando, state a casa, perché purtroppo la situazione al momento non sta migliorando e io vorrei sinceramente riuscire a vedervi in faccia prima di finire il nostro corso, per cui state a casa. Alla prossima nocciolina!